In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Egli è colui del quale ha detto: «Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me». Chissà cosa hanno capito i presenti dell'affermazione di Giovanni Battista: «Dopo di me viene uno che è avanti a me, perché era prima di me». Ma se è prima, perché viene dopo? E se gli è davanti, perché arriva da dietro? L'appassionato di ciclismo sa chi è il gregario. È colui che sta in testa fin quasi alla fine della gara e poi si lascia sorpassare dal suo capitano, che, pur essendo stato dietro per tutto il tempo della gara, alla fine passa davanti e vince, perché è lui il più forte. I gregari di questa meravigliosa corsa che è la storia della salvezza sono stati i profeti, per ultimo Giovanni Battista, il quale ha lanciato la volata del Messia. Così Gesù è arrivato al traguardo, vincendo la gara e vincendola per sempre. Giovanni Battista si mette in disparte, con molta umiltà, lascia che il suo capitano tagli il traguardo. Giovanni è umile non solo perché fa umilmente il gregario, ma perché fa in modo che tutti sappiano chiaramente la differenza tra lui e Gesù, tra la voce e la parola, tra il profeta e il Messia. Gesù gli è avanti in santità, in dignità, ed è sempre stato prima di Giovanni per una gerarchia alquanto sproporzionata tra la natura umana e quella divina. Lasciamo quindi anche noi far fare a Gesù e lasciamoci con questa bella benedizione che il nostro vescovo Francesco ama spesso ripetere: il Signore stia dietro di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, accanto a te per custodirti. Amen.